e su quello che veramente possiamo fare insieme. Vi ricordo la scuola di alta formazione che partirà il 16 e il 17 maggio. Livio, cosa ne pensi di questa introduzione, insomma? Penso che hai ragione, dove siamo stati fino a ieri. E le persone che minimamente si sono informate e che sono state, sono tuttora, sono diventate consapevoli dei danni che il 3G, il 4G, insomma i Wi-Fi fanno, producono alle nostre cellule, al nostro organismo. Io tra queste faccio di tutto per usarli perché, come giustamente hai spiegato anche tu, oggi sono, non dico indispensabili, ma quasi ci manca, non per vivere, ma sicuramente per lavorare, e cercando di limitare al massimo i danni, come attraverso appunto dei dispositivi, dei devices che in qualche modo contrastano questa influenza e attraverso piccoli accorgimenti, tipo sto lontano dal telefono, non lo tengo magari acceso durante la notte, non lo faccio usare ai miei figli, ai bambini piccoli, insomma cerco di tutelarmi, tutelarci nel migliore dei modi, compatibilmente con quella che poi è anche l'esigenza lavorativa che ci impone di usarli perché altrimenti sei tagliato fuori, quindi non puoi più permetterti di non usare un cellulare oggi perché saresti poi poco competitivo rispetto ad altri. Quindi bisogna fare attenzione, sono d'accordo con te. Il 5G è un potenziometro, quindi è come stare come dire, in un enorme forno a microonde. E se io dico io il cellulare lo tengo lontano e posso in qualche maniera schermarmi, sì, ma se sei dentro un'abitazione dove c'è il wifi acceso, lui comunque no, ti trapassa. È certo che se quelle frequenze sono ancora maggiori, sono ancora più alte, sono ancora più potenti e ti inseguono per strada, è chiaro che a questo punto, se è così, vorrei capirlo, a questo punto diventa ancora più pericoloso e da cui bisogna in qualche maniera prendere non delle distanze, ma delle contromisure. Ecco, che può essere il non installiamoli, o seppure dovranno installarli, questo non lo so. Trovare le misure per far sì che questo non sia eccessivamente dannoso per il nostro organismo. Non sta a me, non sono io uno scienziato, però ecco, appoggio, sostengo tutte le iniziative che portano le persone a sapere, a comprendere. Poi io credo, e concludo con questo, che le cellule che sono la nostra base della vita hanno bisogno di poche cose per stare sane. Una di queste è l'ossigeno, il motivo per cui bisogna stare fuori. Il motivo per cui bisogna respirare profondamente, il motivo per cui senza fare pubblicità, ma sai che uso il tuo Cellfood perché ritengo che avere le cellule ossigenate sia veramente una benedizione e qualsiasi cosa che mi aiuti a stare super ossigenato so che aiuta la mia salute a rinnovarsi di giorno in giorno. Quindi di solito funziona così. Ogni volta che nasce qualcosa, che è anche dannoso, e ci sono delle persone illuminate che fanno di tutto per trovare dei rimedi, no? Per contrastare quelle minacce. Lo È evoluta così da. yin e lo yang. Eh sì, ma è così, e si è evoluta così la nostra umanità. Quindi so che non possiamo fermare il progresso sta andando in una direzione, non so se quella direzione è quella migliore, questo sì, perché per dire. Io non sono un pro scienza a tutti i costi, o meglio, non la scienza che noi consideriamo qui in Occidente la scienza, nel senso che va bene quella, ma ce ne sono anche altri approcci. Sono contro la censura. Se qualcuno dice che la scienza non è democratica, ed è vero per certi versi, ma noi sì. Quindi se la tua scienza, il tuo approccio va in quella direzione, l'integrazione degli approcci scientifici. Penso che ci possa aiutare, no? E quindi oggi fortunatamente la scienza vede l'elettromagnetismo, l'influenza delle onde elettromagnetiche in maniera appunto scientifica e provata. Un tempo non era così. Un tempo le energie erano per chi pensava, no, a cose magiche o esoteriche. In realtà non è così, l'energia è parte della fisica, è parte della vita e quindi è anche parte della scienza che vuole ovviamente dare un significato è un nome alle cose che accadono per natura. Quindi sono pro
queste cose perché ci portano conoscenza e ci permettono di progredire con la scienza e dall'altra parte di progredire come esseri umani e non farci uccidere anche dalla scienza, no? Perché alle volte il rischio è questo. Guarda Livio, io penso che abbiamo detto delle cose importanti che fanno ragionare poi, e possono essere molto utili per chi ci ascolta. Partendo dal presupposto che ognuno di noi deve proprio ricercarle queste cose, no? Non darle sempre per scontato, ma ricercarle, capire, approfondirle sempre di più, diventare consapevoli. Sai cosa mi piace, per chiudere, sai cosa mi spiace Giorgio? Che molte volte quando si parla di queste cose ci si venga etichettati, no? Cioè della serie, sì, ma questo non è la vera scienza. È una fake. Oggi è la fake, io inorridisco, mi crescono i capelli, mi ricadono quando sento che degli esimi scienziati dicano no, solo noi abbiamo la scienza, quindi se tu sei allineato al nostro pensiero, allora anche tu fai parte della scienza. Se tu non sei allineato a questo pensiero, non sei più uno scienziato. Quindi è come se la tua laurea non funzionasse più, gli studi che hai fatto non valgono più niente. Ti radiamo, ti ridicolizziamo. È un peccato, perché è una ricchezza la diversità nel pensiero. La diversità in genere è una ricchezza, perché il mondo nasce vario. Non esiste una sola varietà, una specie di un qualche cosa in natura. Ce ne sono a perdita d'occhio e di pensiero. Questo ci deve fare pensare. Quindi, invece che integrare le cose, ci si divide, si fa guerra, questo è giusto e questo è sbagliato, secondo dei criteri che poi arbitrariamente qualcuno decide. Peccato, perché invece comprendere queste cose ci può aiutare, no? In tutte le direzioni e ci permetterebbe di avanzare con la tecnica, con la tecnologia, con la scienza e dall'altra parte tutelare l'essere umano. Ahimè, di mezzo, come dicevano quelli che ne sapevano, follow the money, e quando tu vuoi capire come mai certe cose non tornano... No, scusa, vai avanti, che poi passiamo. Vuoi capire come mai certe cose non tornano, perché non si parla di questo, perché non si fa quell'altro, follow the money e capisci subito che ci sono degli interessi economici che portano a sviluppare più determinate cose e meno delle altre. Se è vero che le grandi case farmaceutiche, comunque le multinazionali, sovvenzionano tutti gli studi di ricerca, universitari, privati e così via, ma lo comprendo, va da sé che certe cose che non sviluppino quel business, non ci sia interesse. Pensa alle malattie, quelle malattie ad esempio genetiche, rare, che colpiscono poche persone ogni anno, pochi bimbi ogni anno, e che non hanno cura perché semplicemente nessuno le studia, perché non ci sono sovvenzioni. Perché non ci sono sovvenzioni? Perché nessuno paga gli studiosi, i ricercatori a trovare delle cure? Perché? Perché sono pochi i casi, quindi quelle cure non farebbero guadagnare abbastanza da poter giustificare, no, le ricerche. Lo comprendo dal punto di vista imprenditoriale, sono un imprenditore, ma dal punto di vista, ad esempio, istituzionale... Non lo comprendo. Io dovrei fare... No, non lo comprendo che determinati capitali vadano alla ricerca anche di quelle cose secondarie che non hanno uno sviluppo di business, ma salvano delle vite, o magari in futuro potrebbero salvarne tante di più perché ci proteggono da altre minacce. Come guarda Livio, assolutamente, ma basta pensare la fibromialgia, i fibromialgici che lotta stanno facendo, basta pensare agli elettrosensibili, la sensibilità chimica multipla, cioè a lei li curano come depressi, come stressati, antidepressivi, perché si ribellano al fatto che gli dà fastidio il campo elettromagnetico o una sostanza chimica. Capito? Posso fare una domanda polemica? Sì. Me la consenti? Sì. Allora, se il signor Bill Gates, sì, è un filantropo e che investe centinaia di milioni di dollari ogni anno per la salute, la nostra salute, sì, e
non dovrebbe avere grandi interessi economici, perché oramai la sua vita da buon ricco se l'è fatta, cioè non ha più bisogno di denaro, corretto? Sì. Se invece che cercare di vaccinare tutto il mondo, un po' di quel denaro lo destinasse per ricercare quelle cose che non devono generare profitto, perché non lo genereranno, non c'è abbastanza mercato, ma salvano delle vite, salvano delle vite. Se sei veramente un filantropo di tutto quel denaro, perché non sostieni quegli studi che non possono essere sostenuti da chi deve guadagnarci? Ecco, quella è vera filantropia. Io dico sempre che... Anche te. Bravi, tutti e due, bravi. L'educazione, il cuore, la responsabilità su certe situazioni come quella che stai dicendo te sono sempre più rare in questo mondo. E probabilmente c'è qualcuno che non ha capito che deve silenziare. Io gli silenzio il microfono e lo riaprono, ma... Quindi probabilmente quello che stai dicendo è vero. Come mai sta mancando proprio queste? Ma non solo lui, ce ne tanti, ne possiamo fare tanti. Non li capisco proprio. Basta pensare che se avete visto che hanno messo insieme questa app, vai a vedere chi è il padrone di questa app, non faccio nomi, insomma. Ce ne sono varie società. Poi ti dicono l'app è gratuita. Vabbè, però... c'è dietro qualcosa che non va. Insomma, carissimi, io volevo chiamare, invitare il nostro ospite d'onore e dargli la parola, che è il grande dottor Fiorenzo Marinelli. Fiorenzo, ci sei? Sono qua. Eccolo qua. Abbi pazienza, abbiamo fatto un quarto d'ora, 20 minuti di ritardo, ma insomma erano cose che dovevamo dire, tanto hai tutto il tempo. Allora, passo la parola a uno dei massimi esperti che ha studiato da sempre i campi elettromagnetici, quindi lo presento anche a Livio, che insomma Livio me ha creato questa giornata. E lui ha lavorato al CNR di Bologna, da sempre si occupa di questo. Ha fatto ricerche importanti, il suo libro ce l'avete lì, Wireless, e voglio che proprio lui ci faccia un po' di chiarezza, anzi chiarezza su veramente cosa vuol dire avere a che fare con i campi elettromagnetici, non solo per noi, ma anche per le future generazioni e quello che andremo incontro adesso con quello che sta per tornare e per arrivare. Grazie. Ciao a tutti. Per piacere. Sì, ma adesso vedi, piacere. Loro piano piano. Ecco, poi la tua presentazione. Beh, io non sono uno dei massimi esperti su questa argomento. No. Sono un semplice ricercatore che si occupa però da 30 anni di questi problemi, degli effetti biologici dei campi elettromagnetici. E non concordo grandemente con quello che è stato detto sul fatto che sul problema relativo alla scienza, nel senso che la scienza è la serie di conoscenze che abbiamo oggi su un certo argomento, che probabilmente possono essere smentite domani o comunque completate in futuro. La nostra scienza è una scienza estremamente giovane, che ancora ha studiato molto poco dei funzionamenti dell'organismo. Scusate che faccio partire la presentazione. Allora Fiorenzo, ti ascoltiamo, buona relazione. D'accordo, grazie. Eh?
Ecco qua, vedete la prima diapositiva? Sì, sì, si vede. Ci vuole un feedback. Si vede? Sì, sì, si vede. Si vede, si vede. Sì. Allora, cominciamo questa chiacchierata sul problema relativo ai campi elettromagnetici che comprende diverse parti. In una prima parte vedremo per quale motivo campi elettromagnetici sono un problema ambientale prima che di salute per l'uomo. L'uomo è solo una parte della natura. Poi vedremo quali sono le conoscenze scientifiche attuali sulle ricerche fatte, sia da noi che da... Ci sono centinaia di ricercatori che studiano questo problema nel mondo. E poi vedremo qual è il problema relativo al 5G e all'informazione sul 5G, e al fatto che l'informazione non è completa, e anzi si tende a minimizzare e a sottovalutare gli effetti biologici, e vedremo che cosa si può fare in concreto, insomma, per diminuire questa esposizione. E io ritengo che quando un apparato, una tecnologia in qualche modo è dannosa per l'organismo, debba essere sostituita con qualcos'altro che non è dannoso. Questo come principio biologico generale. Dunque, il problema dei campi elettromagnetici è un po' come aver versato una boccetta dell'inchiostro d'inchiostro nell'acquario, perché in realtà quello che succede è che l'ambiente elettromagnetico in cui l'uomo si è evoluto in tutti i tempi evolutivi è profondamente cambiato dalla presenza di questi campi elettromagnetici artificiali. E l'ambiente in cui viviamo, che può essere paragonato a un acquario, è la nostra Terra. E i campi elettromagnetici dell'ambiente proprio corrispondono all'aver versato una boccetta d'inchiostro nell'acquario. Cioè l'ambiente in cui viviamo e in cui ci siamo evoluti è profondamente cambiato e soltanto da 60-70 anni. Diciamo da quando si comincia a utilizzare l'energia elettrica. E questo dal punto di vista evolutivo è... Le diapositive una mano avanti, scusi. Magari non ha messo in modalità presentazione, quindi siamo ancora alla prima. E forse lei invece sta già parlando della seconda. E... non so. Forse dovrebbe... E c'è un pulsante in alto a sinistra che dà l'avvio alla presentazione. L'ho già usato e già... E noi siamo ancora alla diapositiva, però. Ma la vedete a tutto schermo? No, la vediamo con tutte le altre piccole diapositive a sinistra. Allora questo non va, sì. Vediamo un po'. E poi chiedono anche se potesse parlare un po' a voce un po' più alta. Va bene. Allora, riproviamo. Allora, condivido lo schermo, vedo questa. Così la vedete a tutto schermo? Sì, perfetto. E così si vede la prima, la seconda? Sì, ok. Stavo dicendo questo, che... Allora, voce un po' più alta, devo avvicinare il microfono. Ok. Dicevo che l'immissione di campi elettromagnetici artificiali nell'ambiente corrisponde ad aver versato una boccetta d'inchiostro in un acquario. L'acquario è quello dove noi viviamo ed è la terra in cui viviamo,
e la Terra è stata completamente avvolta da campi elettromagnetici artificiali, tanto che se voi prendete una radiolinea e andate in cima all'Everest e riuscite a prendere qualche stazione, segno che campi elettromagnetici arrivano in qualsiasi posto sulla Terra. E in maniera sempre più pervasiva, cioè sempre a densità di potenza sempre maggiore, perché le frequenze utilizzate sono tantissime e ognuna aumenta di densità di potenza, e anche il 5G sarà un aumento delle radiofrequenze che ci sono già. Il telefono è lo strumento più invasivo che utilizziamo a causa della sua vicinanza. È uno strumento estremamente dannoso, tanto che le radiofrequenze sono state classificate dallo IARC come possibili cancerogeni per l'uomo. E quindi, voglio dire, non è una cosa che abbiamo l'incertezza che sia, o come dice qualcuno, fanno male o fanno bene, non si sa. È vero che tantissimi studi indicano che il telefono produce una serie di patologie, anche gravi, a seconda ovviamente del suo uso. Allora, facciamo una valutazione generale, cioè esistono campi elettromagnetici naturali e campi elettromagnetici artificiali. Quelli naturali sono quelli in cui gli organismi viventi si sono sempre evoluti sulla Terra e quindi sono sempre stati presenti in tutta la storia dai primi esseri viventi fino ad arrivare all'uomo. E quindi gli organismi che si sono evoluti hanno evoluto anche dei metodi per utilizzare questi campi elettromagnetici naturali. E questo è il motivo per cui siamo sensibili anche a quelli artificiali. Una prima differenza è che i campi elettromagnetici naturali sono continui e non pulsati, cioè non cambiano di polarità. Il campo elettrico naturale, che è presente sulla superficie della Terra, ha un valore di circa 130 volt per metro, quindi è un campo elettrico molto alto. E noi per esempio abbiamo sviluppato dei sistemi di protezione dal campo elettrico naturale. Tutto il nostro sistema nervoso, ad esempio, è circondato da una guaina mielinica, che è un perfetto isolante, contro l'induzione da parte del campo elettrico esterno. E questo preserva la conduzione degli impulsi nervosi nel sistema nervoso. Poi abbiamo campi magnetici naturali. Tutti hanno fatto l'esperienza di utilizzare una bussola. La bussola dirige la sua direzione, l'ago indica la direzione del flusso magnetico sulla superficie della Terra. Il polo nord è sempre da quella parte, il polo sud è dall'altra, e questo significa che il campo magnetico è un campo magnetico che fluisce continuamente e non è pulsato, cioè non cambia di polarità. Se guardiamo dal punto di vista dell'estensione del campo magnetico terrestre, vedete che questa è la Terra, e si vedono questo alone blu è quello che rappresenta schematicamente il campo magnetico terrestre, che ha un valore di circa 50 microtesla. Il microtesla è l'unità di misura del campo magnetico. Questo campo magnetico, oltretutto, viene anche deviato e schiacciato dal vento solare. Vento solare che è un fluire continuo di particelle cariche e di plasma che perturbano il campo magnetico terrestre, in modo particolare quando sul Sole ci sono eruzioni solari o nel periodo del ciclo di fine ciclo solare, in cui questo plasma è più forte e il campo magnetico terrestre viene fortemente perturbato.
Questa perturbazione del campo magnetico terrestre, oltre ad essere oltre ad influenzare la strumentazione, per esempio le bussole, gli apparati di bordo degli aerei o delle navi, per cui in quei periodi di particolare tempeste solari si dice agli responsabili della navigazione di non tenere conto completamente delle strumentazioni di bordo. Queste perturbazioni del campo magnetico terrestre però hanno anche influenza sugli organismi viventi. E tutti gli animali che utilizzano il campo magnetico come sistema direzionale, come i delfini, le balene, i piccioni, ne risentono. Ma queste perturbazioni del campo magnetico terrestre comportano anche alterazioni comportamentali. Sono stati anche verificati che nei periodi di particolare perturbazione del campo magnetico terrestre, anche il comportamento degli uomini cambia. E quindi noi viviamo in un ambiente dove i campi elettrici e magnetici naturali esistono e influiscono sul nostro sistema vivente. Poi vediamo anche effetti della ionizzazione solare, del flusso del plasma solare sul campo magnetico terrestre, che produce queste meraviglie che sono le aurore boreali, ma che ci indicano che esiste il campo magnetico e esiste una perturbazione da parte del flusso solare. Quindi in questo ambiente naturale noi ci siamo evoluti e viviamo. Poi sono stati immessi questi campi elettromagnetici artificiali. La caratteristica dei campi elettromagnetici artificiali è la pulsazione, cioè queste onde si chiamano onde perché cambiano di polarità, hanno un massimo e un minimo, e questa polarità è quella che induce delle correnti negli organismi colpiti e produce delle alterazioni al metabolismo e alla fisiologia cellulare e al funzionamento metabolico. Faccio un esempio sulla induzione elettrica. Se voi prendete quello che vedete, è uno strumento, un oscilloscopio antico, che serve per vedere la onda elettrica della corrente elettrica. Bene, come sta facendo la mano che vedete nel campo? Sta toccando con l'indice la punta dell'oscilloscopio, cioè della sonda dell'oscilloscopio. E si vede che l'organismo pulsa a 50 Hz come la corrente elettrica che sta nell'ambiente in cui si vive. Cioè noi, essendo circondati dalla circolazione del campo elettrico del nostro impianto elettrico stesso, assumiamo la pulsazione di 50 Hz, che è la pulsazione degli apparati elettrici. Questa pulsazione, come vedete, l'onda ha un minimo e un massimo, questo cambio di polarità produce induzioni all'interno del nostro organismo, all'interno delle nostre cellule, e si producono delle correnti che l'organismo non sa come né mettere a tacere né utilizzare. E per quanto riguarda la bassa frequenza, quindi la corrente elettrica, la corrente elettrica viene distribuita come corrente elettrica alternata, proprio perché... Dov'è? Però niente, nella stasera fai due tiri. Che succede? Viene distribuita come corrente elettrica alternata perché cambia di polarità 50 volte al secondo. Il positivo diventa negativo, i due fili praticamente da cui prendiamo la corrente cambiano di polarità 50 volte al secondo. E questo produce quell'onda sinusoidale che abbiamo visto. La IARC, Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, nel 2001 ha classificato questa alternanza di polarità della corrente elettrica come possibile cancerogeno alle ore 18.
Il campo magnetico a 50 Hz è stato classificato come possibile cancerogeno per l'uomo, ma nessuno vi ha informato del fatto che questa, per esempio, questa corrente elettrica, questo campo magnetico, agisce anche quando voi utilizzate semplicemente il forno elettrico di casa, oppure se siete vicino a una linea ad alta tensione. Perché questo campo magnetico di bassa frequenza produce delle alterazioni al funzionamento delle nostre cellule. Il campo elettromagnetico è dato da una pulsazione delle onde elettromagnetiche. Vedete a sinistra pulsazioni più lente. Qui vediamo la corrente elettrica. Non so se vedete il cursore sullo schermo. Si vede bene. E qui abbiamo le basse frequenze. Le basse frequenze significa che l'onda è molto grande ed è molto lenta. Poi abbiamo le alte frequenze, man mano che ci spostiamo sulla destra. Man mano che ci spostiamo sulla destra, le frequenze diventano più alte e chiaramente la lunghezza d'onda, cioè la distanza tra una cresta e l'altra, è la lunghezza d'onda, diminuisce progressivamente. E per fare un esempio, abbiamo detto che la corrente elettrica ha un'onda elettromagnetica che pulsa, cioè cambia di polarità 50 volte al secondo, quindi 50 Hz. Il telefono cellulare che si trova in questa zona dello spettro elettromagnetico, come vedete, il GSM, per esempio, ha una pulsazione di 900 MHz, cioè 900 milioni di volte al secondo. Qua la lunghezza dell'onda a 50 Hz è 6.000 km, nel telefono cellulare la lunghezza d'onda è 30 cm. Nel Wi-Fi 7,5 centimetri, nel 5G sarà intorno a qualche millimetro. Per questo si chiamano onde millimetriche. Nella porzione dello spettro elettromagnetico che è indicata qui, vedete, viene indicata come luce visibile. La luce che noi vediamo è un'onda elettromagnetica e occupa un piccolo spazio nello spettro elettromagnetico. Al di là di questa abbiamo le radiazioni ionizzanti. Ionizzanti significa che possono modificare la carica elettrica delle molecole colpite. Successivamente, sempre ad onde elettromagnetiche più piccole, troviamo i raggi X che vengono utilizzati, come sappiamo, per la diagnostica medica e i raggi cosmici e quindi tutta la parte delle radiazioni nucleari. Ora, come specie vivente ci siamo evoluti con uno spettro elettromagnetico dove esisteva solo la luce visibile, quella portata dal Sole, e poche altre cose delle onde elettromagnetiche più lente. Per il resto lo spettro elettromagnetico fino a 100 anni fa era vuoto. Già nel 97 si è cominciato a preoccuparsi degli effetti sulle città. Questo è uno studio fatto a Bologna dalla Commissione Tecnico-Scientifica del Comune di Bologna, di cui io facevo parte. E era stata istituita per il fatto che a Bologna c'erano 41 scuole che erano in vicinanza di cabine di trasformazione dell'Enel della bassa frequenza. E questo studio fece appunto la valutazione
di come si poteva modificare in qualche modo e sottrarre i ragazzi alle esposizioni del campo elettromagnetico di bassa frequenza. Ma questo studio fece anche una valutazione delle conoscenze, parliamo del 97, sulle radiofrequenze, sugli effetti delle radiofrequenze. E in quel periodo avevamo trovato che nella bibliografia internazionale si pensava che il valore di 5,57 volte per metro potesse essere un valore limite al di là del quale cominciava la pericolosità dell'esposizione. Ora noi abbiamo dei limiti di legge che sono limiti di esposizione a 20 volt per metro che riguarda l'esposizione immediata. Cioè questo limite di legge dice che se uno si espone a valori di 20 volt per metro ne ha un danno immediato. I limiti di legge sono stati fatti tutti per effetti acuti. Sempre questo limite di legge della legge attuale parla di un valore di attenzione di 6 volt per metro nei luoghi in cui si permane per più di 4 ore, come le scuole, le case, gli ospedali, i luoghi sensibili. Sempre su questa legge c'è un obiettivo di qualità che però è uguale al valore di attenzione, cioè sempre di 6 volt per metro. Ed è un'anomalia perché questo obiettivo di qualità dovrebbe invece tendere a valori più bassi come obiettivo di qualità. Se noi facciamo un confronto tra il fondo naturale pulsato per tutti i tempi evolutivi fino in circa al 1940, il valore del campo elettromagnetico naturale è di 0,302 volt per metro, mentre noi utilizziamo un limite di legge che va da 6 a 20 volt per metro. Quindi vedete la enorme differenza che esiste tra l'esposizione elettromagnetica permessa data dal limite di legge e l'esposizione elettromagnetica naturale come dovrebbe essere nell'ambiente naturale. Attualmente quindi abbiamo un limite di legge di esposizione di 61 volt per metro che è quello indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'ICNIRP, che è la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, ma che è un organismo privato che fa da consigliere all'Organizzazione Mondiale della Sanità. E anche questa è un'anomalia, perché la sanità pubblica dovrebbe avere dei suoi organismi per valutare la pericolosità di qualsiasi cosa. In Italia abbiamo un limite di 6 volt per metro, dovuto alla legge che dobbiamo al professor Giuliani, che nella commissione dell'Istituto Superiore di Sanità che stabilì i limiti per la legge portò avanti questo limite come un limite di conoscenze attuali in quel momento che non doveva essere superato nell'esposizione della gente. Anzi, nel documento Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, dove si valutarono i limiti di esposizione che dovevano essere utilizzati per legge, è anche riportata una relazione in cui si dice che per le onde modulate, onde elettromagnetiche modulate, il valore sarebbe dovuto scendere a 3 volt per metro, cosa che non fu attuata poi nell'utilizzare i limiti di legge. Gli studi indipendenti sugli effetti dei campi elettromagnetici, faccio riferimento a ICEMS, a Bioiniziative e anche altri studi, un limite di esposizione dovrebbe essere portato almeno a 0,6 volt per metro.
C'è una cosa curiosa da segnalare. Le assicurazioni non assicurano contro i danni da campi elettromagnetici. Chissà come mai. E spesso si dice che non esiste documentazione sufficiente per stabilire la pericolosità dei campi elettromagnetici, cioè che non esiste ricerca certa e sicura sugli effetti dei campi elettromagnetici. In questo sito, che è www.bioiniziative.org, c'è la pubblicazione di 1557 pagine di studi indipendenti fatti da ricercatore sugli effetti biologici. E già questa è una documentazione che basta per stabilire i problemi relativi alle patologie provocate dall'utilizzo di esposizione a campi elettromagnetici. Questa è la commissione ICEMS che fu fondata a Catania nel 2002. E ci sono alcune persone che sono i più importanti ricercatori in campo internazionale sui campi elettromagnetici, la dottoressa Belpoggi del Ramazzini, il dottor Cyril Smith, che ha studiato l'influenza delle varie frequenze sulle dimensioni degli organi, il dottor Martin Blank, che ha studiato la teoria del funzionamento frattale del DNA, Hilanson Mild, Carl Blackman, di cui parlerò dopo, e la dottoressa Cindy Sage, che è quella che ha raccolto tutte le pubblicazioni che avete visto prima, il dottor Harry Lai, eccetera. Quest'altra pubblicazione, che anche questa potete scaricare dal sito www.icems.eu, riporta 65 ricerche che dimostrano i meccanismi degli effetti non termici dei campi elettromagnetici. Sapete che negli anni passati, e c'è tuttora, la diatriba che soltanto i campi elettromagnetici che producono calore possono provocare dei danni all'uomo, secondo il principio del forno a microonde. E questo invece non è vero, perché ci sono tanti effetti che sono al di sotto della quantità di campo che provoca calore, ma che provocano invece danni alle cellule. Sulla base degli studi fatti dal professor Ardel sugli tumori cerebrali, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel 2011, quindi sono ormai 10 anni, ha classificato le radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo, come per la corrente elettrica nel 2001. E questa classificazione è stata fatta nel 2011 perché l'agenzia diceva abbiamo molti studi sulle cellule, molti studi in vitro, non abbiamo studi su animali, per cui senza gli studi sugli animali non si può fare una classificazione più restrittiva di cancerogeno probabile o di cancerogeno certo. Questa classificazione quindi è stata fatta come gruppo 2B possibile cancerogeno per l'uomo. Nel 2018 sono stati pubblicati i risultati dei lavori fatti, delle ricerche fatte sugli animali, sui topi in particolare, dall'Istituto Ramazzini e dal National Toxicology Program negli Stati Uniti. Quindi questa è la classificazione del rischio di cancerogenicità dello IARC, dove si mette nel gruppo 1 i cancerogeni certi, nel gruppo 2A i probabili cancerogeni e nel gruppo 2B i possibili cancerogeni. Attualmente la classificazione è nel gruppo 2B, ma questi studi che sono stati fatti su animali pubblicati da Ramazzini, che ha esposto i topi al segnale delle antenne, e dal National Toxicology Program, che ha esposto gli animali ai telefoni,
entrambi hanno trovato tumori di tipo schwannoma, cioè tumori delle cellule di Schwann del cuore, e altre patologie che sono derivate dall'esposizione di questi animali. Quindi adesso, anzi dal 2018, c'erano tutte le necessarie conoscenze per classificare le radiofrequenze come cancerogeni certi, come dice il professor Ardel, o quantomeno come probabili cancerogeni che bisogna evitare. Con report qualche tempo fa, nel 2018, abbiamo fatto un giro in alcuni siti tipo questi. E addirittura 20 anni fa fu fatta una commissione interministeriale che aveva lo scopo di verificare quanti siti come questo c'erano in Italia e se erano pericolosi per la cittadinanza, e doveva indicare quali dovevano essere sottoposti a una riduzione a conformità, quantomeno, e a comunque a mantenere dei livelli di emissione al di sotto dei limiti di legge. Questa commissione trovò che questi siti come questo ce n'erano 121 in tutta Italia. E andando in giro col report ci siamo accorti che nessuno di questi siti era stato bonificato. Quello che vedete nell'immagine è il sito di Rocca di Papa, dove le antenne sono tutte abusive, tutte sottoposte da parte del Consiglio di Stato per l'abbattimento, a un'ingiunzione per l'abbattimento, e su cui non è stato fatto assolutamente niente. L'aumento ambientale delle radiofrequenze e microonde segue questa curva che vedete. È un po' come la curva dei contagiati del coronavirus. Dal 2005-2006 fino agli ultimi anni, questa arriva fino al 2011, c'è un'impennata di campo elettromagnetico nelle città che ha proprio questo andamento, cioè un aumento spaventoso della quantità di campo a cui tutti i cittadini sono esposti. Per questo dico che il problema è, oltre che per la salute dei cittadini, è un problema ambientale, proprio dell'ambiente in cui noi viviamo. E sono stati fatti degli studi, ce ne sono 6 credo, in cui sono stati dimostrati dei sintomi nelle persone che vivono vicino alle antenne. Questo grafico dimostra che praticamente dalla zona dove si trova l'antenna, in questo punto, allontanandosi fino a 300 metri di distanza, si ha una diminuzione di tutti questi sintomi che sono disturbi del sonno, depressione, problemi cardiovascolari, perdita dell'appetito, nausea, eccetera. E questo dimostra il fatto che l'esposizione cronica ai campi elettromagnetici della emissione delle antenne provoca addirittura un peggioramento della qualità della vita nelle persone, perché questi sintomi non sono cancro, sono sintomi reversibili che possono essere rimessi quando ci si allontana dall'esposizione, ma che nelle persone che risiedono vicino alle antenne provocano un peggioramento della qualità della vita. Ci sono altri studi interessanti, io adesso non ne posso enumerare solo qualcuno più caratteristico. Questo che per esempio è stato fatto mettendo a confronto due scuole in cui gli studenti erano esposti in una scuola a campi elettromagnetici di un'antenna telefonica e l'altra non era esposta. E quello che hanno trovato questi ricercatori è che gli studenti che sono esposti a campo elettromagnetico hanno una quantità di emoglobina glicata superiore a quelle degli studenti che invece non sono esposti. Come se questi
studenti fossero predisposti ad avere il diabete. L'emoglobina glicata è un marker del diabete. L'anno scorso, ottobre 2019, Scientific American, che è una prestigiosa rivista divulgativa negli Stati Uniti, ha pubblicato questo articolo che dice: non abbiamo nessuna ragione di credere che il 5G sia sicuro, perché non ci sono studi sugli effetti delle radiazioni del 5G. Scusate, non va avanti. Eccolo qua. Questa è una pubblicazione che abbiamo fatto nel 2004. E abbiamo studiato le esposizioni al telefono cellulare a 900 MHz e abbiamo trovato che sulle cellule in coltura si verificavano alterazioni della regolazione genica, quindi effetti genetici dei campi elettromagnetici. In pratica questo studio diceva che se seguite la curva verde, le cellule danneggiate vengono eliminate a circa 2 ore di esposizione e poi parte un gene che è il gene di sopravvivenza cellulare che viene attivato dopo 10 o 12 ore di esposizione e che fa riprodurre le cellule, probabilmente anche quelle già danneggiate che erano sopravvissute prima. E quindi si verifica sulle cellule in coltura un danno che è duplice. Uno, quello del danneggiamento del DNA che provoca la morte cellulare delle cellule colpite, almeno per il 20%, e l'altro che invece altera la regolazione genica che fa proliferare le cellule anche in maniera non voluta dall'organismo. Poi esistono molti studi epidemiologici degli effetti sugli antenne che hanno trovato una grande quantità di sintomi, come riportavo prima. Una valutazione dell'impatto biologico su cellule in coltura è stata fatta su una stazione radiobase in questo paesino, in Alta Italia, dove abbiamo fatto una coltura di cellule. Qui vedete un incubatore per cellule portatili, vedete qui le fiasche di coltura con le colture cellulari che vengono esposte al campo elettromagnetico che passa attraverso la struttura di plastica dell'incubatore e quelle protette con un metallo che forma una gabbia di Faraday connesso a terra dove il campo non entra. Poi mettendo a confronto le colture cresciute ed esposte con le colture di controllo, si vede che il campo elettromagnetico, che è questo, in quel luogo dove è stato fatto questo esperimento, e vedete qui i due picchi delle emissioni telecom e wind e le altre frequenze presenti, il wifi e così via, considerando che in queste case dove sono state fatte queste colture il campo complessivo era 1,6, 0,9, 2,1 e 1,6 volt per metro, il che significa che siamo 3 volte al di sotto del limite di legge di 6 volt per metro di cui parlavamo. Qui si vedono alcuni effetti sulle cellule. In pratica si tratta di questo: alle cellule in questi pozzetti viene aggiunto un colorante metabolico che le cellule metabolizzano e quando metabolizzano si colorano. Le cellule che invece non metabolizzano, che sono state esposte al campo elettromagnetico, vedete che non hanno metabolizzato il colore perché probabilmente o sono morte o sono comunque danneggiate. Quindi queste sono le cellule di controllo che hanno metabolizzato il colore, quelle non esposte. Queste sono le cellule esposte
che sono state danneggiate dal campo elettromagnetico. Anche dal punto di vista genetico si vede che alcuni geni vengono alterati dall'esposizione. Per esempio questa colonna è la colonna delle cellule di controllo, vedete con C, dove questi geni sono meno espressi che nella colonna delle cellule esposte, dove invece questi geni sono più esposti. In grafico magari si capisce meglio la differenza tra le cellule di controllo e le cellule esposte. Quindi l'esposizione al campo elettromagnetico in un'abitazione, non in maniera simulata, ma al segnale vero che investe anche le persone che ci abitano, può provocare delle alterazioni alla regolazione genica dei geni del DNA. Il professor Ardel ha fatto notare una cosa. Facendo un'indagine epidemiologica sull'utilizzazione dei vecchi telefoni G2 GSM e dei nuovi telefoni relativamente nuovi ormai, G3 e UMTS, aveva trovato che sebbene i vecchi telefoni emettessero un campo maggiore, il rischio per il tumore cerebrale, cioè per il glioma, per 100 ore di uso, era di 1,4 volte. Quindi c'era un rischio maggiore in chi utilizzava il telefono rispetto a chi non lo utilizzava, ma di 1,4 volte. Utilizzando i nuovi telefoni G3 o MTS, sebbene il loro campo di emissione fosse minore, il rischio di sviluppare un tumore cerebrale era 4,7 volte maggiore. Quindi lui aveva ipotizzato il fatto che questi nuovi telefoni, come per esempio gli UMTS, che servono anche per inviare immagini, per inviare grandi quantità di dati, devono utilizzare una banda di campo elettromagnetico più larga, e questo è quello che probabilmente produce il maggior rischio di ammalarsi. Ma non si tratta di raffreddore, si tratta di rischi per il glioma, cioè per un tumore cerebrale. Nella nostra società il telefono mette radici in maniera molto avvinghiante per tutti gli utenti, e in molti casi quello che succede è che vediamo situazioni di questo genere. I bambini che utilizzano indifferentemente il telefono cellulare. Un altro dato sperimentale riportato da Devra Davis, fatto da un ricercatore Udaci nel 2008, questo signore ha esposto a campi elettromagnetici del telefono, quindi ha fatto telefonare dei topi, e poi è andato a guardare lo sviluppo cerebrale dei neonati da questi topi, e ha trovato che questo è una fetta dell'ippocampo, cioè della porzione centrale del cervello, dove si vede un assottigliamento delle cellule cerebrali, vedete, che invece non c'è nei topi che non hanno telefonato. Vedete questa linea di cellule dell'ippocampo, quindi della parte mediana del cervello, che è in quelli che sono esposti molto meno sviluppata. Quindi c'è un effetto anche sui topi, sullo sviluppo cerebrale. Quindi esiste un'influenza importante. Il telefono cellulare è uno strumento che da non usare al di sotto dei 16 anni, perché le strutture in accrescimento del corpo non si sono ancora stabilizzate. Nuoce gravemente alla salute, perché in effetti questo è il risultato degli studi, da non utilizzare assolutamente in gravidanza, perché il feto
come è successo anche nei topi che abbiamo visto prima, può subirne dei danni. La pubblicità incoraggia di farlo utilizzare i bambini. E abbiamo visto che quanto più il bambino è piccolo e quanto più il telefono cellulare, la radiazione del telefono cellulare può produrre dei danni, soprattutto dei danni alla plasticità neurologica. Adesso, se riesco, vi faccio vedere un piccolo video della professoressa Lucangeli, che studia i danni neurologici del comportamento dovuti all'utilizzazione del telefono cellulare. In pratica, quello che succede è che il telefono cellulare produce una dipendenza dopaminergica, e la dopamina è uno degli ormoni della soddisfazione, che tra l'altro si esprime anche, per esempio, con l'uso di droghe, di alcol, con tutte le sostanze che alterano la coscienza e la struttura dell'organismo, si produce questo ormone, che è l'ormone che, quando manca, dà assuefazione e che produce quindi delle crisi di astinenza. Allora, vediamo come uscire da qua.